Domenica 12 maggio è l'Ascensione del Signore. Oggi è la giornata mondiale dell'infermiere, ma è anche la giornata mondiale della fibromialgia. Oggi il proverbio dice: d'aprile piove per gli uomini e di maggio per le bestie. Ed ora l'oroscopo della Sibilla. Ariete. Una sensibilità acuita dalla luna in trigono a Venere nel segno fa da cassa di risonanza a quello che di lieto vi succede sul fronte dei sentimenti. Siete un mix perfetto di decisionalità e gentilezza. Se lavorate al pubblico otterrete la fiducia dei clienti. Toro, siete fuori fase a causa della disarmonia lunare al sole nel vostro segno. L'umore risente di antichi turbamenti, l'amore di irrisolte gelosie. Approfittate della domenica per distrarvi un po', sì, a una bella escursione in mezzo alla natura. Gemelli, luna grandiosa ed espansiva, armonica Marte nel vostro segno. Incontri mondani, appoggi importanti vi coinvolgono piacevolmente. Proponendovi con sicurezza, riscuoterete brillanti successi che riuscirete a conservare nel tempo. Cancro, la luna in seconda casa parla di danaro, di acquisti voluttuari. È una Venere vanitosa a stuzzicarvi, perfino a tavola vi concedete qualche lusso. Squisiti piatti da gourmet aiutano la mente a rilassarsi e a risollevarsi dopo una settimana di intenso lavoro. Leone, il cielo si colora di rosa con il bel trigono di Venere alla luna nel segno che sostiene le vostre imprese amorose. Momenti teneri, romantici, anche gli amici si fanno in quattro per voi, sì a un viaggio tutti insieme con il benestare delle stelle. Vergine, il vostro astro guida per oggi sarà il sole in trigono, bando perciò alla confusione emotiva. Tenerezza e sincerità, le virtù da mettere in luce, domenica ideale per riflettere, fare il punto della situazione e chiacchierare un po' con amici lontani. Bilancia, per qualsiasi problema potrete contare sull'appoggio di amici fidati che vi danno una mano non solo sul piano emotivo ma anche su quello pratico. Bene il rapporto di coppia a tenervi insieme oltre la chimica, l'importanza delle esperienze condivise. Scorpione, sotto il tiro della disarmonia sole luna è come stare sotto i riflettori. La luce piena però non fa per voi, amanti delle atmosfere crepuscolari. Un po' in ribasso l'energia psicofisica. Approfittate della domenica per staccare la spina e rilassarvi. Sagittario, pimpanti anche se sottilmente conflittuali, con Marte opposto mediato dalla luna di fuoco. Solito trend, tutte le ansie si placano in viaggio. Forse è arrivato il momento di dimostrare al partner quanto le vostre intenzioni siano reali e sincere. Capricorno, persino fuori dal vostro ambiente e dai binari della routine dimostrate di sapervela cavare presto e bene, mettendo a frutto le vostre risorse. Impegnati anche di domenica se svolgete attività commerciali o sociali, ma tenete senza fare una piega. Acquario, la brezza di Marte soffia sul fuoco della luna opposta e vi accende di passione. In coppia non servono discorsi, a parlare è la vostra sensualità. Una Venere amichevole si unisce al gioco, aggiungendo note romantiche e sentimenti intensi. Pesci, Marte contrario porta scompiglio in famiglia, ma entusiasmo ed iniziativa nel bricolage e nei lavori di casa. Molto impegno nelle attività in proprio, il contatto con il pubblico vi riesce alla grande perché siete aperti, gentili e sempre disponibili.